Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Elden Ring e abbiamo letteralmente toccato il fondo di questa fogna sotto la capitale di Lindell. E ora vedremo cosa ci sta sul fondo. Ok, sembrerebbe un punto chiuso, sembrerebbe. Puzza un pochino da boss fight, ma cosa non puzza da boss fight in questo gioco? Quindi noi ci leviamo i sassetti prima di fare una brutta fine. Ci mettiamo il radagonne, che potrebbe servire. E dai. Rani, mia piccola dolce Rani. Lo sapevo! Chi sei? Mogi il presagio? Ma Mog non è il signore del sangue, cosa ci fa qui? Ma che schifo sei? Allora, noi sappiamo che Mog, il signore del sangue, figlio di Marika, è portatore di grande runa. Voi sapete che io non voglio fare i portatori di rune prima di aver completato le aree, perché potrebbero succedere cose, avanzare tempo, fermarsi questa e nei casini cosmici. Quindi non voglio fare questa boss fight adesso. Mog il presagio, che è il signore del sangue, però qui viene chiamato il presagio. Ed è in fondo alle fogne e non è nella sua area. Perché è qui? E perché Marika ha un figlio così? Non mi aspettavo di trovare dei presagi tra i figli di Marika, perché Marika dovrebbe essere la divina, no? Quella pura, secondo me. Nel senso, l'ordine aureo accetta, no, non li accetta. Infatti questo qui è in fondo alle fogne. Molto strana sta cosa. Chi è il padre di Mog? Radagon? O c'è qualcuno di esterno ai consorti che ha aiutato Marika ad avere questo figlio? Però perché avere questo figlio così? Che tutti ovviamente ti avrebbero criticato, perché i presagi non sono visti bene, sono sfruttati, gli tagliano le corna e li buttano nelle fogne, se muoiono chi se ne frega. Cioè, non è una bella cosa avere un figlio così. Quindi perché? È nato per caso? Non credo, perché i presagi sono creati dalla maledizione di Mangiasterco, quindi tu devi farti infettare da Mangiasterco per poter partorire un presagio, giusto? Mado, se sarta fuori che Mangiasterco è il papà di sto coso, rido 2 mesi. 2 mesi rido, soprattutto in faccia a Radagon, che è stato sostituito dal Mangiasterco per fare un figlio. Sarebbe veramente comica la situazione. Va bene, allora faccio un giro velocissimo, oddio, perderò un'ora per girarle tutte, ma fa niente, faccio un giro dell'area e vedo se ho lasciato qualcosa indietro, perché non mi ricordo, c'è talmente tanta roba qua sotto che non mi ricordo se ho preso tutto o meno. Faccio un giro, se trovo cose nuove ve le faccio vedere, se no taglio tutto. Eccoci qua, ho rifatto un giro generico, ho rifarmato le rune che ho perso praticamente. E non ho trovato niente di importante, diciamo così. C'era qualche oggettino in qua e in là, ma in linea di massima non ho trovato nulla di macroscopico, diciamo così. Penso di aver esplorato piuttosto bene questa zona. È pur vero che è un labirinto di morte, quindi mi aspetto di essermi persa qualcosina in qua e in là, ma nulla di grosso, diciamo così. Ora, abbiamo ritrovato le nostre 100 e passa rune, quindi livelliamo. Un altro punticino a vitalità non lo porta via nessuno. E poi torniamo a piedi, che tanto è qua vicino. Ah, la luce! Finalmente, dopo i secoli, nelle fogne! Questi albinauri terribili però non mi sono mancati per nulla. Ora, io vorrei provare a gettarmi anche qua però, perché non so. Non ci sono stata qua in realtà, quindi dai, facciamolo. Ok, altre fogne, giustamente, altro schifo. Perché why not? Ma perché non l'hai colpita quella mano maledetta? Madogliela, ma sistemati, porca miseria, sistemati. Ma tira, tira, tira.
legaccio, ok? Cosa cavolo? Madonna, che spavento! Ah, siamo alle spalle! Ho capito. Ho capito. Chiaro. Siamo alle spalle dove abbiamo trovato il pugnale doppione lì sotto, perfetto. Ma aspetta, un trappolozzo da un momento all'altro io. Va bene. Allora, qua si sale. Forse qua si va a prendere quel drop che stavo vedendo prima. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è una scaletta. Dove sono finita qua? Con la scaletta. C'è una grazietta pure. Ah, ho capito. Siamo dall'altra parte. Questa è la scala che abbiamo visto prima di scendere nelle fogne. Pensa un po'. Quanti secoli fa è successa questa cosa? Io non lo so più, sembrerebbe un'area chiusa, ma chi lo sa? Schifo arboreo? Mamma mia, che colpo di scena inaspettato! Come il terreno ha iniziato a sussultare e mi sono chiesta quale magica creatura incredibile apparirà in questa zona. Non mi aspettavo che sarebbe stato lui mai nella vita. Ma mi ha preso? No, porca miseria. Bisogna levarsi da questo tetto se sopravviviamo, perfetto, perché si spostano tutte le hitbox e non capisco un po'. Ma no! Ma ha cercato di mangiarmi la faccia. Ma sono ancora più terribili di quello che credevo, queste creature. Ok. Non ha che preso sti drop, pensa un po'. Elmo di Lionel. Ah, Lionel è quel tizio. Abbiamo battuto un tizio dentro una prigione eterna con questa armatura. Sì, me lo ricordo. Vestito funebre. Abito candido e leggero, indossato dalla compagna di morte per abbracciare i defunti. Ripristina lentamente i PV degli alleati vicini, ma non quelli dell'esecutore. Il tessuto è incredibilmente soffice al tatto, per non danneggiare lo uguale a questo. No. Per non danneggiare neanche i corpi più avvizziti, ma le consente ugualmente di donare il suo calore. Quindi c'era una compagna di morte. Ah no, ma questo non è. Sì, è quello di Fia, ok. C'era una compagna di morte con un vestito bianco candido a Lindel. Chissà chi era questa compagna di morte. Ora mi viene questo dubbio. Potrei anche cambiare un po' armatura, è un sacco che teniamo questa di Rogiar, effettivamente. Corazza di ferro bombata, con uno stendardo appeso sulla schiena, indossato da Lionel Cuor di Leone. Lionel Cuor di Leone, Leone il cane fifone, uguale. Quando il nobile e impavido cavaliere incontrò Fia, cacciata dalla sua casa, affermò che sarebbe diventato suo padre. Ah, così. Sarò tuo padre. Ma quindi mi state dicendo che qui o stava Fia, o stava Lionel, o stavano entrambi? Cioè c'era un posto per Fia nella capitale? Vai, avevo addocchiato sta roba col mantellone rosso da quando l'ho trovata. Cambiamo un po', andiamo così per adesso. Piuttosto, siamo ancora in Fastrol, sì, e le nostre difese sono arrivate a 30, buono così. Fastrol, poi non è proprio un Fastrol, è un Midrol, ma va bene, dai, andiamo a recuperare le nostre cacchio di rune. Mi levo da qua e vado in là. Non so se questa è una buona idea o meno. Freccia aurea. C'è la forgiatura. Non gliene frega lui. Cioè non mi ha visto? Ok. Accettiamolo. Io però voglio sapere dove è arrivato il signorino Morsettini sulla faccia. Dove cacchio era? Perché adesso non c'è? Guarda che adesso inizio ad attaccare. Arriva. Preparatevi. Che succede? Salve. Perfetto. Che fa, che fa? Esplode, forte. Già. Non mi aspettavo esplodesse di già. Lo stiamo affrontando veramente male, Messi. Ma molto, molto, molto. Vabbè che questo è un posto terribile come al solito. Però che cacchio.
perfetto. Rolla! Aspetta, aspetta, devo vedere cosa fa. Non posso rischiare di nuovo la morte. Ok. Siamo fuori pericolo, buono. Attenzione. Vai col fuoco. Rolla. Che brutto, brutto, brutto po- No, io odio questa cosa qui perché è tutto storto a livello di hitbox. Ok. Dannazione, non ho lanciato la loretta per chiudere la boss fight. Dannazione, mi sono dimenticata. Ah! E niente, dai, la prossima volta. Qua sotto c'è altra roba? Siamo stati qua sotto, secondo me. Proviamo ad andare su per di qua, dove c'è tutto questo sangue molto invitante. Sono già stata anche qui? Sì, penso di sì. E lì è dove pregano alla tomba, esatto, lì il loot lo abbiamo preso, quindi qui siamo stati, lì c'è la scala che ci porta su, ok. Qui siamo stati, iniziamo ad avere del completismo, ragazzi, incredibile questa cosa. Ok, possiamo risalire qui quindi e vedere di far fuori il presagio. Dov'è il presagio? Era qui che viaggiava avanti e indietro, dove è finito? Eccolo lì. Salve! 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 No? Ma guardi, lei non mi spaventa più, a meno che non faccia queste cose con l'hyper armor di Dio. Basta fuoco, basta, vai via fuoco. Brutto lui. Aia. Bevi tutto, per l'amor di Dio. Ok. Mi dai cose, tu? Maschera del presagio ghignante. Allora, ci sediamo di nuovo qua, perché ho perso tipo tutto in questa piccola esplorazione inutile. Maschera indossata dall'ammazza presagi, caratterizzata da lunghe corna orrendamente contorte. Incrementa la fede. Di quanto? Di 8? Ah no, ok. No, aspetta, ma quella è forza. Mi pareva di avere 10 a fede, quindi aumenta la forza di 2, non la fede. Hanno sbagliato a scrivere, forse. Ha la fattezza di un sordido vecchio dal ghigno malvagio. Il volto ricorda gli spiriti maligni che tormentano i presagi nei loro incubi. E per forza, se ti chiami ammazza presagi, voglio dire, poi è ovvio che... I presagi hanno gli incubi con la tua faccia. Pa' forza. Pa' forza. Ok, sono tornata dalla parte del drago. Ok. Ora, liberiamo quest'area che ci sono ste persone terribili qua. Allora, qui è dove abbiamo combattuto lo schifo arboreo? Credo di sì. Ci sono però dei droppini sul tetto, quindi si può andare su quei tetti. Come? Eh no, qua cadi giù. E invece, forse si fa proprio così. Tetti raggiunti, brava me. Bravissima me. Prendilo. Ok. Di là, come ci arrivo? Con un salto tattico quantico, provo. Hip! Piano piano con i roll, Messi. Pianissimo con i roll. Arco nero. Ora lo leggiamo tutto. Arco nero. Quanto giallo quest'albero. Arco lungo di legno nero con le sembianze di una lama. Uno degli archi più difficili da padroneggiare. Il corpo a forma di lama è leggero e fende l'aria. Può essere impugnato rapidamente come un arco corto. Ah, abilità sbarramento. Quindi ha l'abilità, esatto. È un arco lungo, con i danni da arco lungo, che però fa la weapon arts degli archi corti. Quindi magari si può fare anche il roll e lanciare la freccia subito. Quest'arco. Comunque, credo di aver recuperato tutto il recuperabile su questi tetti. Ora dovremmo andare più su e recuperare quelli più in alto, perché ce n'erano altri. Mi ricordo che ce n'erano altri. E queste creature, ragazzi, sono palesemente... Quelle che giù di sotto sono tutte deformi che cercano di morderci. Da qua si può provare a fare hoppete. Eh sì. Qualcosa ha fatto hoppete alle mie spalle. L'ho visto, eh. Col codino dell'occhietto. Luce! Perso
veramente un sacco di tempo in tutta quest'area. Prossima fermata, il leone, perché credo tutte le aree che abbiamo trovato, tra virgolette, credo di averle più o meno esplorate bene, di aver trovato più o meno quello che mi mancava. È vero che sotto la capitale non abbiamo trovato le tre dita, porca miseria, mi aspettavo di trovarle, ho trovato il mangiasterco, ho trovato un Mog, non so manco io come, ma c'è Mog qua sotto. E però non abbiamo trovato le tre dita, che non credo siano legate a Mog, quindi non lo so. Allora, farei un altro livellino a vita, arriverò a 40, poi mi fermerò per un po' e vediamo cosa succede, mentre arriveremo a 20 con mente. Quindi facciamo così per adesso e siamo a 1300 HP e va bene così. Ho cambiato un po' gli incantesimi, ho messo la nebbia argentea, che in realtà non abbiamo tipo mai, la foschia, scusate, della vergine dell'oscurità, non l'abbiamo mai provata nemmeno, quindi l'ho messa giusto per provarla. E adesso, ragazzi, andiamo dal leone, gli tiriamo un po' di brillantini addosso e vediamo cosa gli fa. Che miseria, ma visto, sì. Ci ho sperato fino in fondo, ma mi ha visto. Vai, testiamo l'intelligenza di questo soldato. Tattica del mi nascondo dietro un dito. Aspetta, quello lì. Vai, ah, ma c'era anche il tizio, porca miseria. Dimmi che lo colpisco, ti prego. No, non l'ho colpito. No, buono, qui c'è uno scalino. Aia. Aspetta, prima il tizio. Tizio però lo randello di botto, mi interessa. Ecco qua. Salve, a noi due. Porca miseria, io avrei provato la rullata e niente. Sto andando in retromarcia dove non conosco, non va bene. Salve. Oh, mi sta incastrando qua. Ok, sono incastrata nei miei oggetti. Vai, vai. Congela, congela. Ora brucia, brucia. Ora arca, arca. E niente, sta arrivando di tutto là. Aspetta, 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 non posso arcare. Che arriva di tutto. O meglio, posso provarci lo stesso. Che miseria. Non mi conviene. Muoro, muoro. No, no, non muoro. Veloce, veloce. Vabbè, siete tutti dei maledetti, ma io sono più feca di voi. Tu e le tue frecce dannate. Ok. Dove stiamo andando noi? Chi lo sa, chi lo sa. Questo piripì è là sopra, sembrerebbe. Aspetta, stavo guardando avanti e non sotto, per poco non faccio un saltino nel nulla, cosmico. Va bene, allora devo prendere il radicione lì per andare avanti, ok. Eccoci qua, mi ha ripristinato tutto, sì. Qui c'era il golem maledetto che noi abbiamo così abilmente ucciso. Ah, là sì, l'avevo vista la statua del Radagon, poi probabilmente vi ho tagliato tutto, ma l'avevo vista. Dobbiamo andarla a vedere da vicino perché mi avete detto di osservarla molto bene. Sì, è quella. Mi sembra un po' piccola per essere la statua di Radagon, perché Radagon mi sembra un pallone gonfiato senza eguali. Quindi secondo me è un po' piccolina per essere quella, però ci andiamo a vederla. Però prima di passare dall'altra parte, vediamo cosa c'è qua. Qua la morte cosmica. Lì dei fiorelloni unioni. E qui il Colosseo. Sì, ok. Oh, salve. Ops, ops, ops. Cacchio, non mi aspettavo caricasse così tanto. Però sta roba mi sa che fa danno anche a me, dobbiamo stare attenti. Wow, è arrivato combo wombo qua. Prego. Cacchio, non ho rollato la seconda volta, non me l'aspettavo. Bevo. Ok. Tiè. E tiè. Ok. Oh, non mi dà niente. E rimane a terra? Interessevole. Non si può vedere la loro faccia, vero? Peccato. Ok.
Ma sto andando verso l'alberone. Non voglio andare verso l'alberone io in realtà. Questa è una cosa che non vorrei fare. Ma la radice mi porta da un'altra parte? Sì, la radice mi porta là. Ah, là c'è una nebbia. Come? Perché l'ho vista? Ah, quella è una cattedrale gigante. Quello no, là non ci andiamo. Là non ci andiamo perché puzza, puzza, puzza. Perché è una cattedrale grossissima e quindi non ci andiamo. Bevi, bevi. Ah, cacchio, ho sbagliato. Ho sbagliato incantesimo. Non credevo fosse questo. Vabbè, lo uso lo stesso. Sì, magari con un po' più di cervello messi, eh. Dai, fagli fare la combo, prego. Ok. Vai. Lo uso singolo, ragazzi. Non lo uso. Ma veramente? Non ho sparato metà nel pavimento. Buongiorno, messi. Buongiorno. Devi fare cose. Cos'è appena successo? Va bene, io devo fare cose, ma anche il gioco si deve dare una regolata, però, che così non va bene. Guardalo, guardalo. Cos'è sta roba qui, scusami. È giusto il momento adatto per fare questa cosa, ragazzo mio. Era proprio il momento giusto. Mi chiedevo, di là non siamo stati. Ah, sì, di là siamo stati. Là è dove ci teletrasportiamo all'inizio. Che poi siamo scesi lì e abbiamo fatto. Sì, questo è il forte. Sì, il forte Tavola Rotonda. Noi siamo scesi dall'ascensore che è lì e c'è una grazia più o meno lì. Abbiamo battuto un gigante e c'è un teletrasporto che non ho preso. Che non ho preso e appena il mio cuore si riprende andremo avanti con l'esplorazione. Che c'è? Talismano scudo rituale. La roba del crogiolo. Talismano ispirato agli scudi usati nei combattimenti rituali che venivano disputati in onore dell'albero madre. Pensavo. Ah no, ma anche questo allora è così. Ok. L'usanza era già abbandonata ai tempi di Radagon. Sì, è uguale. Aumenta la difesa quando i pivi sono al massimo. Ok. Stessa descrizione. E qua non si apre. Qua si apre. Oh no. Qua si apre, ma si apre perché hanno fatto gli aggiornamenti e quindi PvP o si apriva anche prima? Ah, io adesso devo aprire. Oh, andiamo. Mi preparo che non si sa mai. Oh, cedi all'arena. Ok, allora questa è roba da PvP. PvP. A vedere bene sta maricona gigante che c'è qua. È proprio gigante sta maricona, mamma mia. Però sembra uguale alle altre. E non c'è nient'altro da fare qui? Tutto solo PvP? Ok, sì, sembrerebbe proprio solo PvP. Va bene, possiamo andarcene. E basta. Sono un po' triste, un pochino lo sono, però va bene così, dai. Il video di oggi termina qui. Abbiamo completato finalmente le fogne di questa dannata capitale, lasciandoci alle spalle ancora qualcosina, ma torneremo più avanti per completarle. Abbiamo anche completato l'esplorazione della parte che ci eravamo lasciate le spalle prima di scendere nel pozzo, e ora non ci resta che andare verso la parte alta della capitale o stravolgere completamente i nostri piani esplorativi e andare da qualche altra parte. Chi lo so, lo scopriremo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti. Ciao.